Partiamo questa mattina con la settimana dell'economia. Sapete tutti di che cosa si tratta. È un evento molto molto importante per la nostra scuola e vi prego di starmi ad ascoltare. Ha richiesto uno sforzo organizzativo immane, letteralmente, da parte degli organizzatori. Pensate che in questa settimana si alterneranno 50 persone diverse, professionisti, esperti, rappresentanti del mondo del lavoro, dell'associazionismo, e che faranno delle relazioni per voi. Quindi è un modo proprio per toccare con mano quella che è la realtà esterna alla scuola. E un'altra cosa che vi voglio dire è quella che queste persone si sono prestate con un entusiasmo e una disponibilità fuori dal comune, perché sono tutte persone che tolgono tempo al loro lavoro, alla loro professione, per venire qui da voi a parlare. E questa mattina qui abbiamo la dottoressa Giordano, vedete alle mie spalle chi è. È consulente di e-commerce manager, sono esperta di psicologia della comunicazione e neuromarketing. Questa mattina vi parlerà dell'approccio psicologico al marketing, cioè che cosa a livello psicologico ci sta dietro quel fenomeno economico che poi tra l'altro voi studiate anche qui a scuola, che è il marketing, d'accordo? Io la ringrazio anticipatamente per l'enorme disponibilità, è venuta anche l'anno scorso e la sua relazione è stata decisamente una delle più gradite, ed è per questo che quest'anno l'abbiamo estesa non a un gruppo classe di 25-30 persone, ma a un gruppo più ampio. Ecco, la raccomandazione è per voi, per questa mattina e per tutte le altre relazioni a cui assisterete, è un modo anche per far conoscere il Valturio all'esterno, oltre che voglio dire la finalità o le finalità di cui vi avevo detto prima. Quindi mi raccomando, comportatevi correttamente. Alla fine della relazione, se ci sono delle domande, credo che la dottoressa risponderà con piacere. Quindi state attenti e poi al termine, se avete delle curiosità, senz'altro la dottoressa è disponibile. Grazie. Grazie. Come ha già detto Grazia, che ringrazio la professoressa Orbini per questo invito, stamattina parleremo di quello che c'è dietro al marketing. Io mi sono accorta, studiando il marketing, venendo da una base di psicologia, che dietro il marketing è pieno di almeno una parte, se non intere teorie, che vengono dalla psicologia cognitiva, dalla psicologia sperimentale. Perché l'obiettivo del marketing altro non è che quello di capire come le persone orientano i propri bisogni ad un prodotto. Nello specifico sappiamo che una buona strategia di marketing è orientata all'ascolto del proprio target. Se io voglio essere incisiva verso un pubblico di riferimento, è necessario che mi renda conto quali sono i propri bisogni. Quello che ha fatto l'innovazione in questi anni è stato proprio quello: riuscire a captare, quando ancora non c'era un bisogno, quello che sarebbe stato il bisogno da soddisfare nei tempi imminenti e successivi, e questo ha portato le persone a poter essere dei veri e propri innovatori sia in ambito sociale che imprenditoriale. Un altro elemento essenziale per chi si occupa di marketing è quello di cercare di comprendere quali sono i processi mentali che stanno dietro il comportamento delle persone, in modo da poter orientare quindi una strategia in modo da cercare di attirare quel pubblico di riferimento. E altro non è quello che fa la psicologia. La psicologia ha un approccio alla persona in cui si cerca di fare un ascolto attivo in modo da comprendere quali sono i suoi bisogni e di conseguenza calibrare in base al funzionamento di quella persona un certo tipo di relazione. E quello che si cerca di fare, soprattutto ora nell'ambito della comunicazione, è quello di cercare di intrattenere una relazione con il cliente, in modo che non ci si fermi solo al comunicare che esiste il proprio prodotto, ma che si possa creare anche una vera e propria community. A questo proposito,
Probabilmente le avete già sentite queste parole. Inbound marketing e outbound marketing. Quello di destra è il marketing tradizionale, in cui c'è un'attività che comunica in maniera unilaterale ai propri clienti. Ed è un po' quello che fanno le compagnie telefoniche, che tuttora a me lasciano abbastanza stupita, per quanto mi occupi di questo, che loro hanno una comunicazione volta a cercare di acquisire sempre nuovi clienti e in qualche modo trascurano quelli attuali. Quante volte abbiamo sentito che la nostra compagnia telefonica faceva una promozione anche interessante, andiamo a sentire, no, ma è rivolta solo ai nuovi clienti, ma io che sono cliente da 10 anni mi ignoro in questo modo, eppure loro tuttora perpetuano questo tipo di strategia di marketing, che al di là dei giudizi comunque fa riferimento a un tipo di marketing abbastanza tradizionale ed è un tipo di strategia che si può percorrere. Un'altra strada che invece ha preso piede negli ultimi 10 anni è quella dell'inbound marketing, in cui abbiamo l'azienda che cerca di comunicare e di ricevere anche dei feedback dei clienti, e lo fa con un triplice obiettivo: quello di farsi conoscere, quindi far conoscere il proprio prodotto o servizio, e anche quello di creare una fidelizzazione del cliente. E noi potremmo pensare che a questo punto l'azienda potrebbe essere più che soddisfatta di aver fidelizzato un cliente. Invece non è così, perché si propone anche di cercare di creare dei contenuti interessanti che consentano a quelle persone di essere promotori stessi dell'azienda, in qualche modo di perpetuare un passaparola. E un esempio è quello che accade con l'Apple. Con l'Apple gli usufruitori tendono a creare una vera e propria community in cui confrontarsi e in cui si fanno promotori stessi del prodotto. Quando parliamo con qualcuno che ha un telefono iPhone rispetto ad un Samsung, quello che viene da dire è: oh, ma no, iOS in un certo modo, Android in un altro. Cioè si creano delle vere e proprie community di riferimento in base al prodotto che si è cercato di in qualche modo abbracciare, sposarne un po' la mission, gli ideali o comunque la funzionalità. E questo ci fa comprendere ancora di più quanto sia importante avere un'attenzione alla base quando si vuole intraprendere una strategia di marketing di questo tipo, che mi consente di capire le persone a cui io mi sto rivolgendo, come pensano, come si comportano, quali sono i loro bisogni, da quelli più basilari a quelli più alti. E qui viene sempre in mente la piramide dei bisogni di Maslow, non so se l'avete già sentita, ma comunque è stato il primo che ha posto l'accento su come sia importante prima soddisfare i bisogni di base, che sono quelli della fame, della sete, del sonno, per poi comprendere che le persone hanno anche dei bisogni più alti, che sono quelli della socialità, cioè sentirsi parte di un gruppo, l'affermazione sociale. Sapendo noi come funzionano le persone, quindi, e quali sono i comportamenti, poi anche in maniera più specifica in base ai target di personas, riusciamo a studiare delle strategie di marketing. Questa è una frase di Confucio, che è un aforisma, che dice: dimmi e dimenticherò, mostrami e forse ricorderò, coinvolgimi e comprenderò. Pone proprio l'accento su come sia importante il coinvolgimento. Se io ho un'idea, ma non la riesco a trasmettere, per quanto sia valida, per quanto possa anche essere utile alle persone, questa idea rimane vana. Invece, se io riesco a coinvolgere le persone, riesco anche a creare un gruppo che insieme a me porta avanti la mia idea, come succede appunto per i brand come l'esempio di prima dell'Apple, in cui solitamente gli usufruttori di quei prodotti poi si fanno proprio portatori anche all'esterno, oltre ad essere dei clienti fidelizzati, dell'idea dell'azienda. Ora vorrei mostrarvi quali sono alcuni dei principi psicologici che vengono impiegati nel marketing e che cosa ci sta dietro. Il paradosso della scelta. Ci troviamo in un contesto in cui pensiamo che le persone non vadano limitate e che sia sempre una buona cosa mettere loro a disposizione la libertà di scegliere. E quindi chi sono io per fare un filtro alla base e dare delle opzioni limitate? Ma questo comporta anche
degli svantaggi, che essenzialmente sono due. Trovarsi di fronte, pensiamo anche quando dobbiamo andare semplicemente a cercare dell'olio al supermercato per condire l'insalata. In un supermercato, dal più piccolo ma anche al medio grande, ci troviamo spesso di fronte ad una scelta piuttosto vasta. E avere così tanta libertà di scelta anche nelle decisioni più banali può essere anche controproducente, perché a noi a livello mentale comunque richiede uno sforzo. Non per niente la nostra mente tende a volte ad andare in automatico proprio perché ha bisogno di riposarsi. E se noi dobbiamo fare una scelta quotidiana dietro l'altra, dalla più banale dell'olio a quelle più importanti, quando arriviamo a sera comunque abbiamo dispeso un'ingente somma di energie. E allora cosa succede? Succede che a volte di fronte alle scelte noi ci ritroviamo paralizzati, e questo qui è l'aspetto negativo del dare una libertà abbastanza ampia in delle scelte che invece potrebbero essere tranquillamente limitate. Stavamo dicendo, quando ci troviamo ad effettuare delle scelte, dalle più banali alle più importanti, laddove ci troviamo questa grande disponibilità, abbiamo a volte in certi contesti, in cui non è così fondamentale essere davanti ad una scelta così ampia, degli effetti negativi, che sono essenzialmente due. Uno, il primo, è che questa libertà di scelta produce anche della paralisi. Cioè io anche per fare una scelta semplice, come quella dell'olio, comunque mi devo trovare a cercare di non poi sperimentare quella insoddisfazione nel dire avrò fatto la scelta giusta o meno, e quindi stiamo lì a dedicare del tempo ad una scelta che fondamentalmente potrebbe essere semplice. E questo perché lo dico? Perché laddove ad esempio si facesse un e-commerce in cui bisogna scegliere o fare una selezione di prodotti, è importante comprendere che è meglio evitare di non mettere le persone di fronte ad una scelta infinita dei prodotti, ma solitamente un buon numero di scelta potrebbe essere quello anche dei 7 prodotti, in modo da non creare, per tipologie, in modo da non creare appunto questa paralisi davanti all'acquisto, anche perché sappiamo che poi una persona si potrebbe stancare di essere messa in una situazione di questo tipo, di dover scegliere, di dover stare troppo su una decisione e abbandonare l'acquisto. E anche laddove non si sia prodotta questa paralisi davanti all'ampia possibilità di scelta, abbiamo come controparte quella di poter uscire abbastanza insoddisfatti da quell'acquisto, perché comunque rimane sempre l'insinuazione del dubbio se si è scelto bene in una vastità che ci veniva offerta. E allora c'è questo paradosso che, nonostante io mi trovo nella libertà di poter effettuare molte scelte, comunque posso anche in certi contesti valutare di fare una scelta io selezionata alla base, in modo da non far sperimentare questo senso di frustrazione all'utente. Un altro effetto che viene dalla psicologia e si utilizza nel marketing anche a fini persuasori è il priming, che essenzialmente significa innesco, ed è un meccanismo cognitivo per cui l'esposizione a uno stimolo influenza i nostri pensieri e comportamenti in risposta a stimoli successivi. Se facessimo un esercizio come quello di dover ricordare la parola cielo e banana preceduta dalla parola giallo, ci verrebbe più naturale tenere a memoria la parola banana, perché è stata preceduta da un collegamento di ancoraggio semantico col colore giallo e la banana. E questo viene utilizzato nella pubblicità quando vediamo che alla Vodafone ci sono dei rimandi, ad esempio alla televisione, in continuazione del colore rosso che ricorda il brand, che sono tutti dei rinforzi che poi ci portano, senza accorgersene, a ricordare meglio il brand di quella compagnia telefonica. Un altro meccanismo che viene impiegato nel marketing è quello della reciprocità. Un esempio può essere quando ci viene portato dal cameriere il conto insieme ad una caramella. In qualche modo ci fa sentire che si è stato dato qualcosa in cambio. E laddove vogliamo promuovere un prodotto, ci può stare, pensare di poter adottare anche una strategia di questo tipo, dare un gadget in cambio di un servizio che viene offerto. Perché siamo portati a livello sociale
al senso di doverci sdebitare laddove ci sentiamo, percepiamo che ci è stato offerto qualcosa. Un altro effetto è quello definito effetto esca, che vediamo anche questo esempio. A sinistra abbiamo due confezioni di popcorn. Il nostro obiettivo è quello di spingere quello da 5 euro perché sappiamo essere quello che più è conveniente per il venditore. Se io lo propongo nel primo caso risulterà un qualcosa che stona perché mi fa sembrare di andare a spendere troppo. Se io invece sempre quel prodotto scelgo di venderlo in un contesto come quello di destra, in cui metto un effetto esca, cioè un terzo prodotto che mi va a creare una simmetria e fa percepire subito all'acquirente che sarebbe una scelta illogica tra quelle tre opzioni andare ad acquistare, ovviamente così è come funziona in maniera istintiva il nostro ragionamento, farebbe sembrare illogico di andare a spendere dei soldi per la confezione da 10 euro e fa sembrare in automatico più ragionevole la scelta di acquistare la confezione intermedia, quella dei popcorn a 5 euro. E queste strategie vengono utilizzate anche in ambito politico per far scegliere un candidato rispetto a un altro in base a come in qualche modo lo si propone all'interno di un contesto e lo stesso per dei prodotti. È stato fatto un esperimento proprio a tal proposito per indagare questo processo in cui un professore della Duke University in Gran Bretagna con i suoi studenti di psicologia, perché dovete sapere che gli studenti di psicologia sono proprio il pubblico preferenziale dei professori per fare esperimenti su di loro, anche a lezione ogni tanto ci facevano qualche prova di questo tipo. E con i suoi studenti hanno provato ad analizzare questo fenomeno che in base ad una pubblicità dell'Economist, che è una rivista settimanale che tratta notizie di tutto il mondo pubblicata in Gran Bretagna, in cui per promuovere i loro prodotti avevano studiato questa strategia di marketing. L'offerta di dare a $59 l'Economist in versione digitale, a $125 quella cartacea e a $125 quella cartacea e quella digitale. La maggior parte degli studenti hanno scelto di propendere verso l'acquisto completo della rivista, sia quella cartacea che digitale, e solo una minima parte ha scelto solo quella online e nessuno ha propeso per quella da $125 con la rivista cartacea. Questo perché, anche se la rivista cartacea probabilmente non serviva, che comunque adesso si utilizza molto anche guardare le notizie tramite ebook o tramite altri dispositivi come dei tablet, però fa sentire il cliente in una condizione di aver fatto o la scelta completa o comunque solo la scelta che gli serviva. Andare a scegliere il prodotto da $125 solo cartaceo con la rivista li avrebbe fatti sentire nella condizione che comunque non erano soddisfatti perché c'era anche un'altra opzione, che comunque c'era lo stesso effetto con quell'altra da $125 della rivista online con quella cartacea. Ovviamente è stato messo il pubblico davanti ad una scelta illogica per poter rendere più logico il prezzo di $125 cartaceo online, cosa che se avessero voluto spingere senza inserire l'effetto esca, che in questo caso è la terza opzione, ovviamente sarebbe risultato illogico prendere un quotidiano a $125 cartaceo quando ci sarebbe stata l'opzione di quello online. E se ci pensiamo, anche quando facciamo l'abbonamento su Netflix, ci troviamo di fronte ad una scelta di questo tipo. E quindi inconsapevolmente siamo continuamente sollecitati da strategie di marketing studiate in questo modo. In questo caso siamo di fronte alla scelta dell'abbonamento base, standard e premium. Anche i nomi fanno già evocare nelle persone
una sensazione, come dire, se prendo quello base è un po' poco, ma chi sono io per prendere quello base, essenzialmente. Se prendo quello premium, ma non c'è bisogno di stare a spendere tutti questi soldi, quello standard mi associa alla norma e quindi è una cosa che va bene. Anche perché, già Aristotele a suo tempo lo diceva, noi siamo degli animali sociali, abbiamo bisogno di stare nel contesto aggregativo e quindi cerchiamo di fare quelle scelte che, per quanto possiamo avere uno spirito di ribellione più o meno accentuato, ci consentono di andare dietro a quello che avrebbe scelto la maggior parte delle persone. E ovviamente l'abbonamento più venduto è quello standard, proprio perché non fa restare con quella sensazione di aver speso né troppo poco. E lo stesso è quello che si prefigge come strategia di marketing dei brand come la Barilla. Per quanto a livello nazionale non sia il marchio di pasta, sotto il profilo dei prodotti industriali il più a livello qualitativo il più eccellente, comunque acquistarlo fa sentire di aver effettuato una scelta sufficientemente buona, perché è un prodotto conosciuto, ma allo stesso tempo non è il più scarso, non è neanche il più eccelso, e di conseguenza fa sentire l'acquirente in una sensazione di non aver effettuato la scelta sbagliata. La riprova sociale è quel meccanismo che ci porta ad andare ad acquistare quello che sappiamo che la maggior parte hanno scelto, ed è il motivo delle recensioni nei prodotti. Vedere che un prodotto è stato ben recensito su Amazon ci porta ad acquistarlo molto di più di quei prodotti che invece non hanno recensioni, perché tendiamo a seguire la massa. Questo è un elemento che anche all'interno della psicologia delle folle è stato molto studiato, e proprio per questo anche all'interno della psicologia dell'emergenza si sta pensando di inserire nei piani di evacuazione degli influencer dell'emergenza, in modo che laddove si innesca una situazione critica ci sono delle persone in mezzo alla folla che sono state già precedentemente formate e sanno direzionare le persone verso le scelte, verso le uscite più opportune. Pensiamo anche a quello che era accaduto in quella discoteca, e se ci fossero delle persone che all'interno nei piani di sicurezza vengono formate in questo senso, che vedo, perché se vediamo qualcuno che corre da una parte siamo portati a pensare che lui abbia già consapevolezza di dove sta andando, ma spesso non è così. Anche un po' come quando può capitare di copiare a scuola perché pensiamo che l'altro sia più bravo, ma non è detto. E magari a volte credere un po' più in noi non sarebbe male. E pensare a questi influencer dell'emergenza proprio con l'idea di fare da effetto trainante, perché si viene a creare questo effetto che viene detto banalmente effetto pecora, però effettivamente è una cosa che all'interno della psicologia sociale è stato rilevato come fenomeno, come tendenza. Ed è anche il motivo per cui a volte le fake news vengono rigirate, perché magari una persona autorevole che noi consideriamo che possa essere una fonte attendibile ha rigirato una cosa, oppure un link è stato condiviso da molte persone, in automatico tendiamo a pensare che l'abbiano già alla fonte autenticato quel messaggio, quando non è detto che sia così, perché comunque ognuno si può sbagliare. Un altro fenomeno è quello definito Bader-Meinhof, e si presenta quando, dopo aver sentito un'informazione che risulta inusuale, poi sembrerà di averla già sentita tante volte. È come quando, ad esempio, cerchiamo quel modello di scarpe e poi ci accorgiamo che una volta che abbiamo fatto l'occhio a quel modello ce l'hanno tutti. Ma quelle scarpe erano nei piedi di quelle persone già da prima, semplicemente siamo noi che abbiamo inserito quell'informazione che ha attirato la nostra attenzione e tramite i nostri processi attentivi l'abbiamo selezionato e ora ci facciamo caso, ma c'era anche prima. E questa cosa viene utilizzata nel marketing anche per bombardare un po' con i messaggi, ad esempio quando si aprono i pop-up online, se siamo stati su un sito e ci viene riprodotto anche nei siti successivi dei prodotti che abbiamo guardato online, proprio per andare
a rimarcare quel prodotto che ci fa sembrare il fatto di vederlo varie volte che sia un prodotto che allora acquisisce sempre di più la nostra attenzione e che diventa sempre più interessante. La scarsità è un altro meccanismo che è quello che vediamo usualmente al supermercato quando dicono offerta limitata oppure massimo 6 prodotti e difficilmente prenderemo meno di questi prodotti perché fanno sembrare che sia già così tanto allettante poterne prendere 6 per poterci risparmiare. Perché comunque abbiamo nella nostra indole la necessità di dover acquisire le risorse per perpetuare la specie, laddove veniamo messi di fronte a della scarsità, in automatico ci viene il meccanismo più animalesco, quello più primordiale e anche istintivo, di dover acquisire delle risorse per poter in qualche modo recuperare i nostri prodotti. Questo è il pregiudizio di ancoraggio, che è una trappola cognitiva per la quale quando prendiamo una decisione tendiamo a considerare l'insieme non tendiamo a considerare l'insieme di elementi ma solo una piccola parte, che è quello che capita usualmente perché abbiamo bisogno comunque di risparmiare le energie cognitive e quindi non possiamo metterci ogni volta di fronte a delle scelte ad affrontarle con lo stesso meccanismo in cui affrontiamo le scelte importanti. E per questo, anche se di un'informazione non abbiamo tutti gli elementi, ci affidiamo a quella fonte che abbiamo, che può anche essere l'ho già acquistato io, che allora non andiamo a guardare le caratteristiche di quel prodotto, ma ci ancoriamo con l'informazione e in base a quella prendiamo le nostre decisioni, senza aver valutato tutti gli elementi. Il marketing, quindi, abbiamo visto che è molto correlato al comportamento delle persone. Cioè, per fare marketing bisogna iniziare a comprendere cosa stanno dietro ai processi attentivi, decisionali e comportamentali delle persone e quindi come funzioniamo, che è quello che indaga la psicologia. E ora vorrei con voi vedere, dopo aver visto i principali elementi delle strategie di marketing e quindi delle teorie psicologiche che si celano dietro quelle che sono diventati dei principi nel marketing affermati, come anche la percezione dei colori può essere un nostro alleato nello sviluppare delle strategie. Il colore è un elemento fondamentale nella strategia di marketing e possiamo utilizzarlo in maniera molto consapevole, andando a comprendere quali sono le sensazioni che noi inneschiamo nelle persone in base ai colori che utilizziamo. Io vengo da una generazione in cui c'era già la televisione a colori, ma mi ricordo di quando, ad esempio, a casa dei nonni c'erano le televisioni non a colori, anche se magari si era in quell'età da bambini in cui si intuivano i colori anche se non c'erano, perché la fantasia dei bambini portava a farlo. Ma pensiamo adesso quanto è fondamentale il colore. Siamo continuamente sollecitati e stimolati dai colori, anche i packaging di un supermercato. Oppure pensiamo anche quando andiamo a comprare dei prodotti della cosmetica, il colore spesso la fa da padrone, anche perché ancora prima di arrivare a toccare quel prodotto o anche a poterlo odorare, quello che noi impieghiamo è il senso della vista. E già da quello ci permette di essere attratti o meno da un prodotto e decidere di avvicinarci oppure scostarci. Quindi il colore può essere utilizzato come elemento persuasorio all'interno di una strategia di marketing. Una buona azienda lavora, come abbiamo visto prima, per creare una relazione con il consumatore, ma anche per cercare di andare contro i gusti delle persone, e sappiamo che utilizzare nella promozione di un prodotto, anche nel fare il logo per un brand, un colore rispetto a un altro, ha una grande differenza. Sappiamo che il blu è un colore che ispira fiducia, che il verde trasmette calma e che il rosso entusiasma. Già da queste semplici informazioni potremmo andare a costruire una strategia in base a quello che io voglio promuovere,
per comprendere come attirare meglio le persone per creare un'esperienza coerente con l'utente. Anche all'interno dei siti internet, a volte entriamo e anche se non ci facciamo attenzione, c'è qualcosa che si stona. E a volte sono proprio i colori che non sono in sintonia con il prodotto che viene sponsorizzato. E adesso vediamo insieme come i colori possono andare a stimolare le conversioni. Anche i pulsanti delle call to action che ci sono sui siti internet sono progettati proprio per cercare di indurre nell'utente un comportamento impulsivo verso l'acquisto, e solitamente per questo motivo viene preferito il colore arancione. L'utilizzo del colore aumenta dell'80% il riconoscimento del brand, e questi sono tutti studi che sono stati fatti proprio per dare ai marketer delle informazioni di riferimento per andare a costruire la propria strategia. I colori possono evocare determinati stati d'animo e possono quindi andare a creare e innescare dei comportamenti verso l'utente. Nello specifico andiamo a vedere quali sono i colori che suscitano determinate emozioni. Le aziende scelgono dei colori per la loro immagine aziendale che siano coerenti con la propria attività. Ad esempio, se voglio promuovere un prodotto biologico, attualmente, con il contesto che abbiamo ora, il colore che andrebbe per la maggiore sarebbe il verde. Poi ovviamente anche nel verde ci sono diverse nuance, perché un verde troppo chiaro fa acerbo, fa quasi troppo nuovo. E un colore come il verde scuro invece potrebbe dare più il senso di affermazione. Cioè, se io ad esempio mi voglio vendere sul mercato e voglio sponsorizzare la mia professione, scegliamo con un verde, accostare un verde troppo chiaro accentuerebbe il fatto che io sono giovane e potrebbe, per voi no, lo so, in linea di massima, il fatto che comunque possa essere una professionista abbastanza giovane, quindi sarebbe auspicabile utilizzare un colore di un verde più intenso che invece vada a sostenere l'autorevolezza comunque con quell'associazione. Ovviamente queste qui sono tutte informazioni che si innescano nel piano inconscio. È stato fatto anche uno studio che ci permette di comprendere quali sono i colori preferiti dagli uomini e dalle donne. Proprio perché se io voglio sponsorizzare un prodotto che possa piacere a entrambi, so che devo cercare di discriminare certi colori perché non hanno prese, sono stati considerati sgradevoli per entrambi i generi, e lo stesso se li voglio promuovere. Il colore di congiunzione che è stato visto andare bene sia per gli uomini che per le donne è il colore blu. E vediamo nello specifico che le donne tendono a preferire come colori il blu, il viola e il verde, e invece gli risultano meno piacevoli il colore arancione, il colore marrone e il colore grigio, che non si vede, ma c'è, fidatevi. E invece per gli uomini il colore blu, verde e nero sono piacevoli, e invece risultano meno piacevoli il colore marrone e arancione, che è in comune con quello delle donne, e anche il colore viola, che invece è un colore che le donne preferiscono. Quindi laddove andasse a scegliere un colore viola, che invece non è molto gradito al genere maschile, non sarebbe una scelta ottimale. E lo stesso per il nero, che non è un colore che tende a piacere alle donne. I colori evocano delle sensazioni. È stato visto che le personalità tendenzialmente ansiose o depresse tendono a preferire i colori nelle tonalità del nero e del grigio. Invece le persone che tendono ad essere più positive vanno a delle preferenze come i colori del giallo. Questo ovviamente sono delle generalizzazioni, ma che prendono spunto da degli studi effettivamente che sono stati svolti e che ci consentono comunque di andare a direzionare una strategia marketing in maniera più consapevole, o perlomeno cercare di fare il possibile per avere delle informazioni per conoscere il proprio target di riferimento.
Quindi cosa abbiamo visto finora? Che possiamo utilizzare delle strategie di marketing che possono cercare di attirare il nostro pubblico di riferimento in base a come funzionano i nostri processi cognitivi. Poi abbiamo visto come il colore tende ad avere delle preferenze sia nell'innescare delle sensazioni sia tra i due sessi, e sappiamo anche che la percezione del colore è differente in base alla cultura di riferimento. Un esempio recente che non si riferisce al colore ma si riferisce a come andare a promuovere un prodotto all'estero senza aver prestato particolare attenzione al contesto di riferimento è l'esempio di Dolce & Gabbana, che avrete visto tutti, che sono state bellissime poi le imitazioni che sono state fatte, però purtroppo anche un colosso di quel tipo è scivolato su una cosa così proprio perché non c'è stata la giusta attenzione a questo meccanismo. E vediamo allora, onde evitare questo, anche noi di porre un'attenzione in questo senso. Una cosa che mi incuriosisce è quella che i giapponesi, ad esempio, in alcuni semafori all'interno del Giappone, ci sono anziché il verde, il blu. Questo perché nella loro semantica del linguaggio non hanno un vocabolo che distingue il verde dal blu. Quindi in alcuni paesi del Giappone è stata interpretata quella parola come il verde e in altri paesi come il blu. Perché comunque in base a noi, a come noi ci comportiamo, in base a come noi pensiamo, facciamo anche un attimo di riferimento ai nostri modi di dire, sono diversi da quelli dell'inglese. Quando ci approcciamo allo studio di una lingua nuova e ci troviamo in quel paese, ci rendiamo conto che hanno dei modi di dire che magari a loro fanno ridere, ma su noi non hanno presa, perché tendiamo a ragionarla diversamente. E in base a questo modo di pensare poi andiamo a costruire anche il linguaggio. E proprio per questo, come ad esempio invece gli eschimesi hanno tanti modi per definire la neve, che a noi non ci servirebbero perché non ci troviamo in un contesto di quel tipo. Qui ho messo un riassunto, se vi incuriosisce, lo guardiamo velocemente, di come i colori principali sono percepiti nelle diverse culture. Il rosso nel Nord America rappresenta la forza, la passione, la velocità e l'amore. Nel Giappone la difficoltà, la vita. In Cina è un colore di prosperità e quindi di festa. In India di purezza, in Sud America di lutto. E ad esempio, quindi anche lì si fa capire come magari se andassimo vestiti di nero non sarebbe rispettoso, perché usano vestirsi con altri colori. E gli ebrei vedono il rosso come il colore del sacrificio e del peccato. Andando avanti velocemente, proviamo a vedere ad esempio il bianco, che lì non si legge bene. L'Occidente lo considera come un colore della purezza, della pulizia, del candore. E invece, ad esempio, noi ci sposiamo di bianco e in Cina il bianco è visto come il colore del lutto. Questo perché abbiamo modi diversi, essendo di paesi differenti, ci siamo andati a costruire nei nostri significati, in base al contesto di riferimento, in modi diversi. Addirittura in India è un colore considerato dell'infelicità. Invece i colori nei paesi occidentali, quindi nel nostro target di riferimento, in questo schema ci dicono che cosa rappresentano. Il verde spesso viene associato con il denaro ed è un colore facile da elaborare per l'occhio. Sappiamo anche che a livello di attenzione il verde e il rosso sono i due colori che più attirano la vista. E questo ci potrebbe portare a pensare che loro sono i colori migliori da preferire. Invece no, perché proprio in quanto sollecitano così tanto, creano anche delle reazioni. Ad esempio il rosso tende ad aumentare il battito cardiaco, perché è vero che è un colore che attira l'attenzione, è vero che è un colore che noi associamo all'amore, ma è anche il colore che noi associamo al sangue, al pericolo. E quindi anche questa controrisposta.
Il viola è considerato un colore romantico e femminile e nel marketing viene utilizzato per lo più nei prodotti per le ragazze, perché come abbiamo visto prima è un colore che risulta piacevole alle donne. Il nero è il colore che viene utilizzato nel marketing per identificare i prodotti di lusso e spesso viene associato al colore oro oppure argento, proprio per andare a sottolineare l'idea di un qualcosa di un altro livello. Il giallo è il colore che viene utilizzato per richiamare l'attenzione nelle vetrine, che trasmette positività ed energia. Tutto questo l'abbiamo detto proprio per comprendere come non sia banale porre un'attenzione ai colori che noi andiamo ad utilizzare e che ha senso farlo proprio perché ci permette di andare sempre di più ad unire quei tasselli per cercare di trasmettere il messaggio che noi vogliamo mandare alle persone con cui comunichiamo. Ci sono alcune cose che quando io ho dovuto fare la scelta, adesso vi dico un po' qual è stato il mio percorso, ho fatto il liceo delle scienze sociali e poi già dalle medie ero partita con l'idea che mi sarebbe piaciuto tantissimo studiare psicologia e l'ho fatto con una scelta inconsapevole, cioè andando proprio di cuore e verso quello che era la mia passione, senza sapere poi come sarebbe stato questo ambiente e quindi senza effettuare una scelta razionale. Effettivamente tuttora consigliano di scegliere psicologia se si è veramente portati da questa passione verso la materia, perché poi comunque è un ambiente in cui, ad esempio sotto il profilo della clinica, è abbastanza saturo, per cui bisogna poi, laddove si voglia avere una... Vi parlo molto onestamente perché è giusto dare dei punti di riferimento come rispecchiano la realtà. Laddove ci si voglia inserire in questo ambito ci sta, secondo me, dare appunto quell'approccio interdisciplinare che è quello che è il percorso che ho intrapreso io associando la psicologia al marketing all'interno dell'ambito della consulenza verso aziende, liberi professionisti, prodotti. Perché è un percorso molto lungo, è anche sotto il profilo laddove si voglia fare la professione in ambito clinico, comunque prima di arrivare ad avere una situazione reddituale soddisfacente è un iter lungo. Perché si studia 3 anni in cui si fa il triennio di scienze tecniche psicologiche, poi si fa una tesi di laurea, se è la laurea, si continua il percorso del biennio e quindi si fa una laurea magistrale in cui ci sono diversi orientamenti, psicologia scolastica, del lavoro, c'è anche psicologia del marketing e della comunicazione a Roma ad esempio, ma è un po' una mosca bianca, è ancora un ambito abbastanza nuovo e proprio per questo per me è risultato stimolante, perché mentre la clinica è comunque un qualcosa che è diventato abbastanza consolidato, invece questa qui è una disciplina che è tutta in fermento, tutta da costruire e per questo ha attirato la mia attenzione. E poi c'è l'ambito della psicologia del lavoro, di comunità e così via, poi c'è un'altra tesi di laurea e poi c'è un anno di tirocinio che corrisponde a 1000 ore di tirocinio e l'esame di stato per entrare nell'albo degli psicologi, ha cambiato, se c'era qualcuno hanno cambiato idea. No, è un percorso bellissimo che come vedete ha la sua utilità anche perché ti permette di comprendere come funzioniamo e come funzionano gli altri, ma al di là della passione non c'è bisogno di fare l'università in psicologia, se si hanno queste curiosità se si può fare anche una cultura tramite dei libri. Ha senso intraprenderlo se vogliamo fare una professione in questo ambito e per questo mi sono trovata poi in un secondo momento a dover unire e andare ad integrare i miei studi nelle scienze psicologiche con l'economia per potermi approcciare al marketing e lo stesso in caso lo si può fare al contrario, si può intraprendere un percorso delle scienze economiche e poi integrare con dei principi di psicologia per riuscire a cercare di cogliere quei punti, perché io credo che gli spunti più interessanti derivino proprio da questi ambiti interdisciplinari, cioè io
quello che sono riuscita a fare, che mi ha dato soddisfazione, l'ho raccolto da tutte le esperienze, da quando ho fatto la commessa mentre studiavo, all'università, al volontariato che ho svolto in Croce Rossa, rispetto a tante altre cose. Ed è attingendo tutto questo che poi sono riuscita a capire come inserirmi nel mondo del lavoro, perché comunque anch'io vengo da quella generazione in cui i consigli dei miei genitori non erano più validi per la mia, perché già il mondo era cambiato. E quindi ho dovuto vedere un po' strada facendo quali potevano essere le scelte più appropriate. E alcune cose che mi avrebbe fatto piacere sapere allora erano cose tipo queste, in cui è vero che è importante ascoltare i consigli e bisogna anche guardare chi ha fatto qualcosa di interessante per poter attingere, ma poi è anche importante capire noi quali sono i contesti in cui funzioniamo meglio e sapere anche distinguere quelle che sono le nostre passioni da quello che vogliamo fare un lavoro. Perché un conto è studiare una materia perché mi appassiona, perché mi piace, ma poi è trovarci un lavoro e fare quella cosa per tutta la vita. Quindi distinguere quelle che possono restare le mie passioni e quelle che invece sono delle mie inclinazioni in cui posso avere un talento e renderlo un lavoro. È anche importante, quando ci si inserisce nel mondo del mercato, voi che siete dei giovani adulti, fare rete, perché più riusciamo a conoscere le persone, più ci rendiamo conto di quelle che sono le esigenze del mercato e quindi ha senso non fare gli associali, ha senso anche entrare magari in ambiti come quelli del volontariato oppure praticare degli sport che ci permettano di uscire dai nostri ambiti classici e di poter vedere cosa fuori c'è di nuovo. Sentire le opinioni altrui, ma poi effettuare le proprie scelte, perché ad esempio quando ci si trova a dover affrontare un percorso abbastanza lungo, come quello di studiare psicologia, trovi la motivazione a farlo solo se ce l'hai dentro di te, altrimenti è difficile continuare. E scegli la tua strada e percorrila credendoci. E un altro aspetto è anche quello di non incappare nel bisogno di dover essere necessariamente coerenti, nel senso che a volte per portare avanti questo principio di coerenza ci si condanna all'infelicità. Se io penso che finora ho fatto una cosa, allora ormai ho speso 10 anni nella mia vita a fare questa cosa e allora la devo continuare a fare. Non necessariamente, anzi io posso trovare anche un punto di congiunzione per fare altro. E in qualsiasi momento possiamo direzionare le nostre scelte in un'altra parte laddove riteniamo che abbia più senso farlo. E una frase che mi piace molto è: la difficoltà non sta nel credere alle nuove idee, ma nel fuggire dalle vecchie, perché a volte proprio perché appesantiti dall'idea che ormai ci siamo fatti di noi stessi, quando noi comunque siamo in cambiamento, siamo in evoluzione, quindi magari io quando mi sono ritrovata a fare psicologia potevo non essere più la ragazza di seconda media che ambiva a fare psicologia. E quindi laddove ti rendi conto di questo, cambia la tua idea, non è che perché hai desiderato di fare quella cosa fino a quel momento. Infatti io mi sono ritrovata a fare il test d'ingresso per psicologia, ma allo stesso tempo in quarta liceo mi era venuta la curiosità dell'ambito della nutrizione. E quella volta scelsi di fare anche il test per entrare alla dietistica. Poi sono entrata a psicologia e ho detto, ok, è un segno, va bene. E comunque sono stata molto contenta di questa scelta, però non mi sono preclusa la possibilità di fare un qualcosa di totalmente diverso, in cui avrei dovuto integrare molta più chimica, molte più informazioni che non avevo per il background di quel momento. Ma comunque lasciamoci liberi di sperimentare, non precludiamoci di dover necessariamente fare una cosa perché l'abbiamo fatta fino a quel momento, se riteniamo che non è più la scelta ottimale per noi. E poi c'è anche un'altra cosa che può accadere, che ci ritroviamo con il senso di avere più talenti. Cioè a volte troviamo difficile scegliere una strada rispetto a un'altra, proprio perché ci rendiamo conto che abbiamo più doti e abbiamo un'inclinazione che
può essere spendibile in più ambiti. In questo senso sono stati condotti degli studi in cui si è arrivati alla definizione di multipotenziale, che sono quelle persone che hanno più abilità spendibili in più ambiti, che quindi, anziché pensare che sono delle persone che stanno facendo tutto e niente, in realtà sono delle persone che hanno dei talenti e che stanno cercando di comprendere e di dare sfogo a questa loro inclinazione. Per quanto riguarda i talenti, non so se lo riconoscete, è Brian Acton, il cofondatore di WhatsApp, che è un talento che non è stato in qualche modo riconosciuto perché ha fatto il colloquio da Facebook e non è stato preso, ha fatto il colloquio a Twitter e non è stato preso, ha fondato WhatsApp e Facebook gli ha dato 19 miliardi di dollari per acquistare ciò che lo aveva creato. La soddisfazione, dire che sarà stata immensa, è riduttiva, però c'è da fare anche questo: saper riconoscere i talenti quando ci troviamo sia in un'equipe, ma anche riconoscerlo verso noi stessi. Comunque crediamo nelle nostre idee. Brian Acton è ovviamente uno di quegli esempi a lieto fine, che però comunque ha avuto della determinazione nel credere in quello che stava facendo e alla fine ha creato un terzo prodotto che poi è stato acquisito da chi c'era prima sul mercato e quindi è riuscito a fare, dopo dell'innovazione, un'ulteriore innovazione, a dare un contributo all'ambito della comunicazione. E un'altra differenza importante è quella anche di capire che le conoscenze non corrispondono necessariamente all'aver compreso quell'argomento. Cioè, studiare un ambito, avere conoscenza di quella materia, non vuol dire aver veramente compreso come funzionano quelle cose. Cioè, andare a studiare le teorie di marketing e andare sul mercato a fare effettivamente una strategia di marketing, è lì che c'è il passaggio da conoscenza, io sì, ho studiato, so come funziona, ad aver compreso come si fa, lo sto facendo e riesco a monitorare direttamente se la strategia che ho attuato è efficace oppure non lo è. Ed è bene quindi non fare questa sottovalutazione. Questo è un altro esempio del mio percorso personale in cui ho ritenuto importante, al di là degli studi, anche sporcarmi le mani per comprendere quello che volevo fare. Quindi prima di andare da un professionista o da un'azienda a propormi, ho aperto nel 2013 un e-commerce di consegna della spesa a casa, la spesa a casa tua, qua sul territorio, e l'ho usato un po' come il mio esperimento. Mi sono studiati i font, i colori, i contenuti, le immagini. Il sito l'ho cambiato 3 volte perché man mano che mi accorgevo che c'era qualche modifica da fare, anche perché all'inizio, onestamente, non avendo particolari basi, io avevo fatto il sito in base al mio gusto personale. Ideone. Perché quando fai così, comunque, non stai parlando agli altri. È un po' come la prima tecnica di marketing che abbiamo visto, l'outbound marketing, in cui io comunque dico sì, esisto, sono sul mercato, però vedi tu, se apprezzi la mia idea bene, se no niente. Ma ovviamente facendo così non si va da nessuna parte. Io non l'avevo fatto con quell'intento, ma ero stata semplicemente ingenua, in cui non mi ero resa conto del meccanismo del mercato. E poi mano a mano, tant'è che inizialmente il colore della parola "la spesa a casa tua" era rosa, quindi un colore che mi avrebbe già tagliato fuori dal pubblico maschile, perché già "la spesa a casa tua", che la si approccia, che viene da pensare che sia una questione femminile. Poi con il rosa difficilmente un maschio si sarebbe sentito sufficientemente virile da poter acquistare su un sito di quel tipo. E allora sono andata verso un colore come il verde, quindi ho fatto un rebranding della parola. E ora sono vicina a farne uno ulteriore, che mi sono resa conto che "la spesa a casa tua" è più uno slogan che un logo,
e sto pensando ad un nome più breve da utilizzare e da lasciare la spesa a casa tua come slogan. Quindi in caso se avete idee, volentieri, ne possiamo parlare. Questo perché mi ha permesso di comprendere come si fa marketing al di là delle conoscenze che io potevo avere e che mi sono andata a costruire. E così poi ho iniziato l'attività di consulenza perché mi ero fatta una base che mi ha consentito poi anche di poter andare, ad esempio una richiesta è stata quella di andare in una gelateria a capire come in base alla disposizione degli elementi si poteva riuscire a non far rimanere incastrati alla cassa le persone che dopo si dovevano spostare a prendere il gelato, quelle gelaterie piccole in cui non si riesce a spostare, proprio perché se noi sappiamo come funzionano i nostri comportamenti, anche come andiamo a disporre gli elementi in una stanza, riusciamo ad innescare e ad evocare dei comportamenti nelle persone in una direzione o nell'altra. Abbiamo fatto prima l'esempio degli influencer delle emergenze, ma pensiamo anche quando andiamo a mangiare al McDonald's. Quelle sedie si sembrano abbastanza comode perché comunque sono imbottite, sembrano dei divanetti, ma poi in realtà se ci stiamo seduti un po' di tempo ci rendiamo conto che lo schienale è abbastanza dritto, un po' rigido, non sono così comode come appaiono alla vista. Questo perché la loro volontà è quella di non farti rimanere lì seduto troppo tempo. Oppure anche in base a come mettiamo delle luci all'interno di un ambiente, io posso andare ad incentivare o inibire la socialità tra le persone. Pensiamo quando siamo al cinema. Quando ci sono le luci accese sembriamo tutti stracomposti, particolarmente educati, si spengono le luci, piano piano affondiamo, ci rilassiamo, si riaccendono le luci, non ci sentiamo a nostro agio a rimanere nella stessa posizione in cui stavamo prima. E tutti, si sente un po' il brusio generale di tutti che ci rimettiamo composti. Questo proprio perché sono degli elementi che ci fanno sentire più o meno liberi di poterci rilassare in un determinato contesto. Oppure anche quando andiamo al mare, l'abbigliamento che noi utilizziamo per andare al mare in quel contesto è concepito, ma già se ci avviciniamo al marciapiede, che si tratta veramente di pochi metri, risultiamo inadeguati se ci approcciamo alla strada con lo stesso outfit del mare. E questo perché tendiamo ad avere delle preferenze sul nostro codice di abbigliamento, ma anche sul nostro comportamento in base ai contesti in cui siamo. La neuroeconomia, non so se l'avete mai sentita, l'ho inserita anche per dare degli spunti. Quindi abbiamo visto che esiste un marketing in cui alla base ci sono le teorie psicologiche, per dirla in maniera riassuntiva. E poi ci sono ambiti abbastanza nuovi, come quelli della neuroeconomia, che sono degli approcci interdisciplinari tra la neuropsicologia, psicologia e l'economia, che ci consentono di di vedere la stessa cosa che vedono gli altri, ma con un occhio diverso, in quanto alla base c'è un approccio interdisciplinare. È un neonato settore della ricerca neuroscientifica che studia il funzionamento della mente umana in relazione ai processi decisionali. Il decision making sono tutti ambiti che vengono indagati per comprendere come noi prendiamo le decisioni, come noi funzioniamo in determinati contesti. Lo scopo per l'appunto è proprio quello di determinare come si comporta il cervello durante i processi decisionali. L'assunto di base, a differenza di quanto affermato dall'economia tradizionale, è che l'uomo non è un animale razionale, bensì agisce di impulso e va per processi automatici inconsci. Quello che abbiamo visto all'inizio sono tutti processi che noi effettuiamo tutti i giorni, abbiamo sotto gli occhi quotidianamente, ma non ci rendiamo conto di essere in qualche modo persuasi in quel modo, perché ovviamente sono tutti processi che si attivano in maniera inconscia. Il neuromarketing, che
abbiamo già visto le teorie iniziali che possono essere ricondotte alla branca del neuromarketing, si prefigge di illustrare cosa accade nel cervello delle persone in risposta a stimoli relativi ai prodotti, marche e pubblicità, con l'obiettivo di determinare le strategie che spingono all'acquisto. Sono ambiti che, laddove siete appassionati di economia e marketing, potete andare a vedervi, che vedrete uscire fior fiori di libri, di studi a cui approcciarvi per poter avere uno sguardo d'insieme anche nuovo e sintonizzato in base alle esigenze del mercato per potervi approcciare a questi ambiti. Il neuromarketing è quella disciplina che ci ha anche permesso di comprendere come noi guardiamo lo schermo di un computer. Non so se avete mai visto quell'immagine che fa vedere come, tramite la risonanza magnetica funzionale, è stata in grado di cogliere come noi direzioniamo lo sguardo su un monitor, e ci ha permesso di capire di conseguenza come andare a posizionare gli elementi che noi vogliamo che siano più visibili all'occhio rispetto alle informazioni che sono secondarie. E quindi noi guardiamo i monitor facendo una F essenzialmente, quindi prima da sinistra a destra, poi man mano che scorriamo la pagina il nostro occhio cade sempre più a sinistra per cogliere le informazioni e meno a destra. Questo vuol dire che se io voglio mettere delle informazioni che per me abbiano risalto all'interno della pagina del sito internet, le dovrò andare a selezionare più nella parte sinistra, perché poi man mano che scorro la pagina la parte destra la guardo sempre meno. Infatti si è anche modificato il nostro modo di leggere. Fin quando c'è stato solo l'approccio cartaceo della lettura, eravamo abituati a scorrere di frase in frase da sinistra a destra, ma adesso abbiamo bisogno di recepire le informazioni anche in maniera abbastanza veloce, in quanto siamo continuamente sollecitati, e quindi tendiamo a leggere invece su internet o nell'ambito digitale scorrendo le pagine molto velocemente, quindi facendo scorrere l'occhio, cercando di captare in questo modo, senza dover leggere per intero le frasi, quello che abbiamo di fronte agli occhi. E il neuromarketing studia proprio questo, in base a degli strumenti neuroscientifici come ad esempio la risonanza magnetica funzionale, riusciamo a capire quali sono i processi mentali e le aree cerebrali che si attivano nella persona e di conseguenza anche costruire l'esperienza utente all'interno di un sito internet, proprio potendo fare riferimento a questi studi. Un altro aspetto che si tende a mettere in atto è quello dell'autosabotaggio. L'autosabotaggio del cervello che teme il fallimento è un aspetto che è abbastanza comune ed è un errore di valutazione che porta a giustificare eventuali insuccessi temuti, spostando l'attenzione su cause esterne. Sebbene nasca come strategia protettiva, quindi per mantenere intatta l'autostima, può mettere in difficoltà se impiegata nel tempo. Una cosa importante da comprendere è che è bene strutturarci avendo una sufficiente autostima di noi stessi, che è quella che ci permette di non traballare mai particolarmente, nonostante la vita possa essere più o meno clemente. Perché laddove non abbiamo sufficiente autostima, rischiamo di innescare tutti quei processi che poi ci permettono di non salvaguardarci. E anche in questo caso, giustamente, la nostra mente tende a venirci incontro cercando di salvaguardare l'autostima all'interno di certe situazioni, proprio cercando di portare a pensare agli insuccessi proprio perché li temiamo, attribuendo le cause a fattori esterni. E per questo abbiamo delle soluzioni che possiamo adottare per non incappare a queste situazioni. Sii onesto con te stesso e accetta le tue responsabilità. Fissa obiettivi realistici, riconosci il tuo merito e datti una gratifica.
Se nel frattempo a qualcuno è venuto in mente qualche domanda e ne vogliamo parlare, sentitevi liberi di interagire senza alcun problema. Ci sono domande? Proseguo, vado avanti. Vedo che qualcuno sta scrivendo, quindi lascio finire. Quello che pensiamo diventiamo. Sembra una banalità, ma effettivamente è così. E a volte, proprio per questo, è importante non rilegarci in un'idea e in un'autodefinizione di noi stessi che può essere limitante, perché andiamo ad escludere l'esplorazione di tante varie altre possibilità in cui invece, se ci tenessimo aperti, perché effettivamente quello che abbiamo detto prima è proprio questo, a volte per la paura di fallire, ma perché si vede il fallimento non come sto vivendo la vita e quindi mi sento libero di sperimentare, di vedere che cosa va o cosa non va. Tendiamo a darci da soli questi limiti, questi confini, che ci portano poi a non fare le cose per paura che vadano male. Se quella volta avessi pensato no, ma non entrerò mai a psicologia, non avrei dato il test d'ingresso, mi sarei autolimitata da sola e non avrei potuto intraprendere quella strada che per me poi si è rivelata benefica, positiva e che mi appassiona particolarmente. Questo è un filmato che vi vorrei far vedere, che riassume proprio il concetto di quello che pensiamo diventiamo, ed è il film La Lady di Ferro, quello sull'ex primo ministro, bravissima, Margaret Thatcher, l'ex primo ministro britannico, e che in questo breve video un po' trasmette questa idea. A sudorazione notturna? No. Allucinazioni? No. Dorme? Sì, dormo. 4-5 ore per notte. Quindi si sveglia presto? Sì, e sto in piedi fino a tardi, l'ho sempre fatto. È per avere un quadro generale? Sì, certo. Il dolore è uno stato naturale. Ma mio marito è morto da anni. Tumore. Carol ha detto che ora darà via le sue cose. Penso che sia una buona idea. Sì, è stata una mia idea, a Oxfam. E sono in perfetto stato. Potranno essere utili a qualcuno. Ad ogni modo deve essere sconvolgente. Insomma, emotivamente si sente? Come? Emotivamente come mi dovrei sentire? Le persone non pensano più, sentono. Come ci si sente? Ah, oggi non mi sento bene. Ah, mi dispiace, nel nostro gruppo ci si sente... Lei lo sa qual è uno dei grandi problemi al giorno d'oggi? È che siamo governati da persone che danno più peso alle sensazioni invece di dare peso ai concetti e alle idee. I concetti e le idee. Queste sono le cose che mi interessano. Mi chiede che cosa penso. Cosa pensa, Margaret? Cura i pensieri diventeranno parole. Cura le tue parole, diventeranno le tue azioni. Cura le tue azioni, perché diventeranno abitudini. Cura le tue abitudini, perché diventeranno il tuo carattere. E cura il tuo carattere, perché diventerà il tuo destino. Quello che pensiamo, diventiamo. Spero vi sia in qualche modo così stato un po' di... ispirazione. Chi l'ha visto tutto? Benissimo, vi è piaciuto? Lo consigliate? Diciamo tutte le... tu dici di no? È un po' pesante. Apprezziamo l'onestà. Invece a chi è che è piaciuto? Il motivo per cui ti è piaciuto? No, no. Diceva che le è piaciuto molto perché comunque ha raccontato un po' come stanno i fatti realmente e quindi trovandolo calzante, e quindi è una storia che ti ha incuriosita sia come la vita del personaggio, suppongo. Molto bene. Vedete che non mangio se interagiamo, dai già qualcosa.
Ho intitolato questa slide proprio perché abbiamo intrapreso questo filone un po' introspettivo, lo definirei, fuori dalla comfort zone. Effettivamente è umano, è legittimo e tendiamo a farlo spessissimo. Tendiamo a non esplorare ambiti nuovi proprio per la paura di doverci mettere alla prova con un qualcosa che non conosciamo. Ma se in realtà ci pensiamo, in continuazione noi siamo usciti da questa soglia, perché comunque per quanto certi percorsi siano caratterizzati da una certa prevedibilità, come il fatto di accedere dopo le scuole medie alle scuole superiori e poi vedere se intraprendere un percorso lavorativo o un altro percorso di studio, comunque sono tutti momenti in cui noi stiamo uscendo dalla nostra zona di conforto e ci possono essere degli approcci mentali che ci possono agevolare in queste situazioni. E conoscendo quelle che sono solitamente le cose che ci raccontiamo, magari riusciamo ad effettuare delle scelte più consapevoli. Non sono obbligato a farlo. E quindi non ha senso che provo a fare una cosa nuova perché nessuno mi obbliga. Che in parte può essere legittimo come pensiero, ma anche è vero che se non ci mettiamo mai di fronte a dei muri, non capiamo mai quali sono le nostre risorse, non possiamo comprendere se quella strada fa per noi o non fa per noi, oppure che bella soddisfazione è quando ci rendiamo conto che invece abbiamo alzato l'asticella e man mano che andiamo avanti riusciamo a fare delle cose che non avremmo pensato prima di riuscire a fare. E dobbiamo anche ricordare che non si cresce solamente perché gli anni avanzano, ma anche per le sfide che noi affrontiamo. E che è sempre una buona cosa, perlomeno come mia filosofia personale, provare a vedere se una situazione fa per noi rispetto a non averci provato affatto per il timore di quello che può essere. Perché comunque il risultato sarà sicuramente positivo sia in un aspetto che nell'altro, ma non per frase fatta, perché io mi sono conosciuta meglio, mi sono data la possibilità di vedere come funziono in quella situazione e se fa per me. E dobbiamo anche tenere conto che magari non fa per me in quel dato momento della mia vita, ma che comunque se ci dovessi riprovare in un secondo momento, mi sono ritrovata ad esempio all'università delle amiche che venivano da percorsi totalmente diversi, qualcuno da ragioneria, qualcuno dall'alberghiero, e pensiamo che fatica avranno fatto loro a studiare delle materie umanistiche non avendo quel tipo di background. Però ad esempio le amiche che venivano da ragioneria poi si sono trovate molto bene in un esame, che è quello psicometria definito, che è la statistica applicata alla psicologia, in cui io sembravo tipo l'esorcista davanti a quella materia perché la matematica l'ho vissuta poco, e invece queste persone riuscivano abbastanza facilmente perché avevano già quel tipo di approccio mentale, oppure anche tutta la parte della metodologia della ricerca psicologica, avere alla base un certo tipo di ragionamento più improntato all'ambito economico e della e di ragioneria, sicuramente è il risultato più agevole rispetto a me che avevo fatto il liceo delle scienze sociali. Quindi anche lì si riescono a cogliere degli aspetti inaspettati. Un'altra cosa che tendiamo a raccontarci è che non sia il momento giusto. Raramente ci sono le condizioni perfette per fare qualcosa, ma significa inseguire un sogno anche camminare un po' in mezzo alla tempesta e aspettare che possa ritornare la tranquillità. La cosa che più ci può ledere è rimanere fermi, cioè farsi paralizzare dal timore di agire, e per questo non si sceglie né una direzione né l'altra. Ed è quella che proprio ci blocca, ci paralizza, un po' come parlavamo inizialmente delle scelte che siamo portati a fare nel quotidiano, dalle più semplici alle più importanti, e quando, anche quando ci troviamo davanti a quelle importanti, è bene non farsi paralizzare dal timore di scegliere.
Ed è una cosa che sicuramente anche a me è accaduta, però man mano ho imparato che non era quella lì una strategia efficace per poter percorrere il mio percorso di vita. Un altro aspetto che tendiamo a raccontarci è: comincerò quando? Questa è una delle scuse più comuni per rimanere nella solita comfort zone. Inizia a non rimandare un po' di rischio necessario, piuttosto, come dicevamo prima, non pensare che perché hai fatto quella cosa fino a quel momento vada bene per te. Se ti accorgi che non è la strada giusta, cambiala, e in caso se hai bisogno ricambiala ancora. Mi è capitato l'altro giorno un curriculum sotto mano di un collega che cerca un commercialista, e c'è una ragazza che ha la mia età che si trova adesso a fare la pratica come commercialista, perché dopo che aveva finito il percorso di laurea, anzi no, più grande di me, quindi sui 34-35 anni, io ne ho 32, e questa ragazza comunque si sta proponendo sul mercato con un curriculum in cui si vede che ancora si deve abilitare alla professione. Ma ovviamente se una persona è lungimirante non è che la giudicherà negativamente per il fatto che ancora non è una persona iscritta all'albo e che quindi deve fare la pratica, ma si vede su quel curriculum che è una persona che si è data modo di capire se veramente quella strada facesse per lei, e prima ha fatto tutta una serie di altre esperienze che sicuramente le può portare anche all'interno del suo lavoro. E anche lì, imparare a leggere i curriculum, cioè adesso anche nell'ambito delle risorse umane non è che si guarda se non all'interno dei concorsi o di altri contesti che è uscito con 110 lode, perché da un lato può essere quasi preoccupante una persona che esce con 110 lode, cioè nella vita hai visto altro, hai vissuto la vita vera, sei riuscito a fare altre esperienze, quindi ok raggiungere dei risultati soddisfacenti, ma non pensiamo di dover sempre puntare al massimo, perché non è quello che ci farà il nostro valore aggiunto. Il nostro valore aggiunto sarà stato l'aver trasformato la conoscenza nella comprensione della materia e saper trasferire questo poi nell'ambito della nostra professione. Un'altra cosa che tendiamo a dire è: non fa per me. E anche in questa situazione è bene non chiudersi mai alle esperienze. Parlando prima con alcuni di voi ho sentito che diversi sono già in quinta l'ultimo anno, quindi mi rendo conto un po' della preoccupazione che potete nutrire, ma anche già dalla quarta. Io al mio tempo non ho avuto l'occasione di fare particolare orientamento, l'unica cosa che abbiamo potuto fare, che la nostra scuola ha organizzato, ci ha detto quando alla fiera di Bologna c'era la presentazione dei vari corsi di laurea dell'Università di Bologna, e io ero andata a vedere psicologia perché ero già partita con quelle idee, quindi mi ero un po' preclusa effettivamente. Già occasioni come quella che viene offerta a voi oggi di poter avere un confronto con chi sta sul mercato e svolge la professione, a me personalmente quella volta mi sarebbe risultato abbastanza utile, anche perché effettivamente di come funzionasse sotto il profilo lavorativo una formazione come la mia non ne avevo la più pallida idea, e ho giusto avuto qualche feedback mentre facevo l'università, che c'erano dei momenti in cui venivano dati dei crediti formativi in delle attività pratiche, c'erano dei professionisti appunto che venivano a parlare, però io ormai mi ero già fatta 8 anni di psicologia, quindi sarebbe bene riuscire un attimino anche a recepire prima le informazioni, anche perché io non sono una nativa digitale e il computer è entrato nella mia vita in maniera abbastanza graduale, e quindi non ho avuto un accesso all'informazione come la si può avere adesso. E come dicevamo qui, non chiudersi all'esperienza e non pensare che una cosa non faccia per me, perché comunque anche quella volta mi sono preferita tenere la curiosità di andare a Ferrara e vedere come potesse essere anche fare dietistica, e quindi tenersi anche qualche altra scelta. Poi ovviamente possiamo anche puntare tutto su una cosa, però provare comunque ad essere flessibili, perché la flessibilità
è la chiave giusta per potersi approcciare, in modo che così non incorriamo in quella rigidità che già, come ci fa percepire il nome, è quella che poi ci porta a spezzarci, a farci anche del male, perché comunque entriamo in una mentalità poco flessibile. Un altro aspetto è quello di dire non so come farlo. Le esperienze nuove spaventano ed è anche lì che troviamo probabilmente le risorse per poterle affrontare, proprio perché vogliamo non farci trovare impreparati di fronte alle sfide. E così una delle scuse è ripetersi che non sappiamo come affrontare la sfida. Immagino che voi vi siate già trovati in dei momenti a fare delle esperienze con il mondo lavorativo e, venendo comunque dalla scuola, avrete pensato: ma mi stanno facendo fare delle cose che comunque io non sono pronta ad affrontare. Ma se non ci troviamo mai in quella situazione, non inizieremo mai ad imparare a fare quella cosa, e quindi è bene non scoraggiarsi, e nessuna abilità viene dal nulla. Se pensiamo, abbiamo imparato a parlare, a camminare senza averlo saputo fare prima, è la stessa cosa come poi tutte le varie cose che troveremo sul nostro percorso di vita. E se hai bisogno, prenditi più tempo, chiedi aiuto. Anche lì, a volte, per non chiedere aiuto non andiamo a cercare quelle informazioni che ci potrebbero aiutare a scegliere, oppure anche non avendo un confronto non ci teniamo aperti a esplorare nuove possibilità. Per questo una frase che mi piace molto, con cui vorrei concludere l'intervento, è questa: gli altri possono darti un nome o un numero, ma non possono mai dirti chi tu realmente sei. Quello è qualcosa che puoi scoprire solo tu stesso dal tuo interno. Io ho finito la presentazione, se volete farmi delle domande, grazie. Grazie a voi per l'attenzione.